Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea, oggi siamo qui in un nuovo video tutorial. Oggi vi spiegherò come fare queste scritte col font lettering con tre emoji a nostro piacere. E ci servirà Ibis Paint, che è un'applicazione gratuita per il nostro telefono. Questo qui è il nome, Ibis Paint X, vabbè. E oggi vi spiegherò come fare questi font con le ombre. E prima di iniziare con il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi mai nessun video che uscirà qui sul canale. Lasciate like per supportare il canale. E ora iniziamo. Allora, per iniziare dobbiamo andare a cliccare questo più in basso a sinistra. Andiamo a cliccare Franco Bollo Chat, cioè 370x320. E andiamo, abbiamo qui il nostro foglio nuovo. Andiamo a cliccare qui dove c'è il pennello, andiamo a mettere testo e andiamo a scrivere il nostro nome con questo carattere che si chiama Mutiara, che si può prendere semplicemente cliccando su carattere. Qui, vabbè, io ce l'ho già, però vabbè. Bisognerà andare su questo più, andare su da font e andare qui a cercare Mutiara. Cercatelo e lo trovate, fate scarica e ce l'avete. Scrivete il vostro nome, o almeno io ho fatto con questo carattere, perché ne ho anche molti altri che ho scaricato su da font, perché sono un sacco belli questi font. Quindi vado a mettere il mio nome centrale in nero e poi ritorno in questo layer e vado a scrivere tre emoji a mio piacere. Quindi io ce l'avevo già e ho scelto le stelline, la zucca e la nuvoletta, che ho preso da WhatsApp perché mi piacevano. Basta prendere da WhatsApp, copiarle e incollarle, molto semplice. Ora andiamo qui su questo livello delle emoji, andiamo a fare i tre puntini, andiamo a fare su rasterizza, fate sì, e poi andiamo a prendere il nostro sfumino col pennello duro o morbido, dipende da che emoji è. Ad esempio in questo qui utilizzerò forse il duro, perché questa emoji è molto piccola e quindi non viene molto bene farlo così, quindi faccio col duro e lo vado a mischiare. La stessa cosa la vado a fare per l'altra emoji, per tutte. Questa vado di morbido. Con molta opacità però. Ok, così. Il colore è questo, vabbè, poi si riesce a prendere. Ok, scusate. E la stessa cosa con questa. Che tanto l'importante è che il colore poi si possa prendere col contagocce, quindi si può prendere. Quindi fate caso che quando prendete le emoji andranno sfumate, quindi non rimarranno sempre i colori. Se prendete una faccina poi diventerà gialla e nera, poi mischiati insieme. E andiamo a prendere quindi il primo colore e andiamo a metterlo ai lati, quindi almeno io faccio così. Ah, però in un nuovo livello, nel livello sotto, perché le emoji vanno sopra sopra, questo livello vuoto al centro e il nome sotto sotto. Quindi vado a fare quello al centro e vado a fare così col pennello di solvenza. Vado a fare lo stesso con le altre emoji, con gli altri colori. E la stessa cosa con l'azzurro. Così. Poi vado a metterne un po' ai lati, vabbè, così. Poi eliminiamo questo livello delle emoji perché non ci servirà più. Andiamo a fare qui, dove come vedete c'è ritaglio. Andiamo a cliccarlo. E avremo la nostra scritta già fatta. Questo qui era il metodo senza ombre. Per farlo con le ombre ci vorrà un altro metodo per farlo. Aspettate un attimo che io dovevo spostare un attimo il livello. Ok, così. Allora, dobbiamo andare a... Andiamo su questo livello, cioè quello col nome. Lo andiamo a duplicare. Però andando su... Non su questo più, ma quello sotto. Quindi andiamo a cliccare, andiamo a fare layer clone. E la stessa cosa layer clone.
Andiamo a rimettere l'1 sopra, il 2 e il 3. Ah no, l'1 ce lo lascio sotto. Vabbè. Allora, noi dobbiamo andare in uno di questi a mettere il filtro della sfocatura. Quindi andiamo qui dove c'è il pennello, andiamo su sfocatura, no scusate, su filtro, andiamo a fare sì e andiamo, ah no scusate, mi sono perso un passo. Allora bisogna prendere un livello e andiamo a fare sposta, e così almeno andiamo a fare l'ombra iniziale. Ed ecco qua l'ombra. Questa qui è l'ombra. Infatti cambia se andiamo a cambiare. Quindi andiamo su questo qui. Andiamo a fare filtro. Andiamo a fare sì. Andiamo a fare sfocatura. Sfocatura glossiana per 5 pezzi. Se volete anche di più, magari anche 10. E così abbiamo la prima ombra. La prima ombra, scusate. Qui andiamo di nuovo a fare filtro, sì, andiamo a mettere sfocatura 5 e poi spostiamo il livello sotto. E quindi questo qui è il risultato con l'ombra, che è bellissimo. E poi vado a fare lo sfondo, se ho voglia. Quindi vado col contagocce, vado a prendere il colore che mi piace del testo e vado con un pennello d'acqua estendi, giusto? Sì. E vado a fare lo sfondo sotto però, quindi in un altro livello, sotto sotto. Così. Quindi questo qui è il risultato finale. Ok, fatto. Questo qui è il risultato finale. Poi ne ho fatti molti altri. Ho fatto questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui e questo qui. Queste prove le ho fatte giusto prova così. Questo qui neanche l'avevo finito. E quindi lo vado a continuare, anzi dai. Però senza ombra, dai. Allora, vado a sfumarlo. Però aspettate che non avevo ancora capito qui. Erano ancora gli inizi. Quindi finisco un disegno non finito. Wow, ho sfumato tutte gli emoji. Ora vado qui nel livello giusto, sì, ok, e vado a prendere il colore, aspettate, ok, così, e vado a prendere questo qui. L'avevo fatto con un altro carattere che vi dico ora come si chiama, se lo capisco. Allora andiamo su testo, vediamo qual è. Il font che ho utilizzato si chiamava, non mi ricordo. Ah, questo è Macadamia. Si chiama Macadamia. E vabbè, quindi ora continuo perché non avevo finito ancora. Andiamo a fare qui i lati. Ma è pennello di solvenza? Sì, era piccolo solo. Ok, ora vado a prendere quest'altro. E infine questo qui dell'Italia. Facciamo ritaglio, ok. Ed ecco il risultato finale. Elimino questo degli emoji. Non faccio l'ombra perché si vorrebbe troppo. Se riesco la faccio, però facciamo un layer clone, dai. Proviamo con un, facciamo qui, spostiamolo, sì. Facciamo l'ombra esterna. Ok, ecco. Ho fatto quest'ombra. Non so se va molto bene, però. Sfocatura. Con 10. Ok, ecco. Mettiamo 10. No, 10, 10. Ok, 50. Scusate che mi si è tutto bloccato. Ok, 9. 10. Ok, ecco. Questo qui è il risultato anche con l'ombra. Tu un sacco bene. Ora vado a farci anche lo sfondo con questo verdino bellino. Anzi, utilizziamo quello reale di pennello per fare lo sfondo. Non è vero, scusate. Mi sono sbagliato, ok. Nuovo livello, no?
E rispondo. Non va molto bene questo sfondo. Mi sa che non va molto bene questo sfondo. Ok, facciamo allora estendi. Non ho fatto un nuovo livello. Vabbè. Aspettate. Ok, nuovo livello. Andiamo a fare lo sfondo, diciamo, perché sì, è molto bello. Comunque, vabbè. Il risultato primo è molto meglio, perché alla fine sono migliorato, perché questo qui l'ho incominciato ieri o stamattina, mi ricordo. E quindi questo qui è questi qui sono perfetti un sacco, mi piacciono. E quindi spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi mai nessun video, lasciate like per supportare il canale e ci vediamo a un prossimo video, ciao!